Oggi siamo in un mondo dove il futuro, anche se ne parla da tanto tempo, non è solo allenare competenze tecniche, ma allenare quelle potenze che sono dentro le persone. Quando si parla di abilità comunicative, di tenuta al cambiamento, di allenarsi a essere innovativi e non l'innovazione che sembra che debba venire fuori da noi, significa darsi metodo, era questo l'allenamento e la novità di oggi. Pochi sanno che allenare le competenze trasversali, attitudinali, è possibile con metodologie. Quindi oggi abbiamo fatto un tipo di formazione che esce anche dai canoni soliti, anche se avevamo 4 ore, si è allenate le persone a vivere su di sé cosa significa agire un comportamento diverso, come allenare al miglioramento un proprio collaboratore, che già anche il primo cambiamento l'abbiamo chiamato allenare l'atleta che è accanto a te. Allora, ci sono tre grandi aree di potenza. L'area del capire, su questo in maggioranza si è già tutti abbastanza allenati, cioè nel spiegare le cose, e questa è la prima area. C'è l'area del sentire delle persone. Area del sentire non significa solo come motivare le persone, ma come stimolare a essere interessate, a essere coinvolte, proprio a essere stimolate nel amare il progetto per il futuro. E per farle un esempio, su questa area abbiamo fatto una domanda: ma voi quante volte chiedete a una persona cosa sentono di un progetto? Non se hanno capito che era la prima area. Cosa sentono? Sa qual è stata la risposta? Nessuno l'ha mai chiesto. L'ha mai chiesto. E questa è la prima risposta quando si dice come motivare le persone. Quindi area del capire, area del sentire, la terza area pochissimo usata, la terza area di potenza, come allenare le persone ad agire in tenuta. Quindi imprenditori, responsabili, allenati a dire cosa si aspettano nell'agire, ma non dicono quanto l'atleta deve vincere. Quindi la parola agire in tenuta, la parola magica è in tenuta. Spronare, farsi domande: ma quanto è alta la nostra sfida? Quindi uscire dal comunicare cosa fare e iniziare ad allenare le persone chiedendo loro: ragazzi, come alleniamoci a vincere?